Ehi la ciurma! Io sono Mazzetes e ben ritrovati qui nuovamente su Spore Galactic Adventures. Siamo alle prese con una piccola esplorazione che però non ha portato alcun frutto finora se non quello di colonizzare un nuovo pianeta. Questa zona non l'avevamo mai esplorata, ma ha dei bianchi gialli e boh. E tra l'altro ha già delle forme di vita là sopra. Non ancora sviluppate, ma niente di grave. Quello a cui sarei interessato in realtà è qualcuno a cui vendere un po' di spezie, visto che siamo pieni di spezie, ma non abbiamo spazio nella stiva. Non vogliono un Kaiser di niente loro, e non ci vendono neanche un Kaiser di niente, se per questo. Andiamo a vedere piuttosto dagli azzurrini qua su, dai violetti, che tra l'altro hanno colonizzato anche un nuovo pianeta di cui non eravamo a conoscenza, cioè che non avevamo esplorato, l'Impero Me. Vediamo se per caso l'Impero Me ci offre un pochettino più di ma 5.000 per la rossa non è poi così tanto. Potrei andare effettivamente a accumulare altra rossa, perché così quando la vendo in blocco e ci faccio più soldi. Ma tanto posso andare a recuperarla quando trovo il pianeta giusto. Commercio, allora, qua 29.000 la vabbè, vendiamola a sto punto. Così ci facciamo un po' di spazio. Andiamo a recuperare adesso magari un po' di viola, che quella solitamente va abbastanza. Visto che siamo in questa zona. No, questa qua è verde. Non vorrei la verde. Vorrei andare a prendere la viola, visto che abbiamo la colonia sotto piena. E avremo anche questa piena di spezia viola, suppongo. Infatti, andiamo a prendere 10 viola qua e 10 viola sotto. Nella nostra nuova colonia, che dovrebbe essere di nuovo, infatti è piena di nuovo di spezie viola. Magari troviamo qualcuno qua nei dintorni che desidera della spezia viola. Tipo, non lo so, l'Impero Minor? Volete della spezia viola? Nah, 9,75, voi siete un po' fusi. Oddio, cos'è che vogliono? Hypox li ha attaccati. Tempo che vola li ha attaccati e cosa vogliono? No, voglio sentire solo il vostro messaggio in realtà. Ah, niente, mi ha dato 10.000 spore crediti, ottimo. Già che siamo qua, volete per caso della spezia viola? Bei bimbi. Salute, Imperio Me, è un piacere vedervi. A 14.000 non te la vendo manco morto. Cioè, non ci rientro neanche delle spese di sproduzione. Di produzione con 14.000, una miseria. Saluti, Impero Me, è un piacere vedervi. Qua la volevo. No. Però 11.000 rossa non è male. Teniamo conto, questo qua, Tehid 2. E andiamo a recuperare tutta la rossa che abbiamo. Tipo qua, a casa. Qua a casa abbiamo un po' di rossa, ma giù nell'impero. Ma una. Perché ci siamo passati prima. Qua abbiamo della rossa su Roblena. E più abbiamo della rossa nelle ex possedimenti dell'impero. Oh, trullalla. Qua no. Qua no. Però andiamo qua. Vediamo. Dove erano gli altri? Questo qua. Sì, qua. È qua che avevano un pacco di spezie rosse 5. Cioè 25 e 5. Ok, adesso ne vendo 39 e credo che possa essere un buon numero da vendere ai nostri cari Impero Me. C'è una trasmissione qua. Impero Quide. Sei nella nostra area protetta, non fare mosse strane. Vorrei vedere come sono fatti più che altro. Pronto? Mi ricevete? Ah, mi ricevo adesso. Ciao bello, sei molto sexy. Te l'hanno mai detto? Allora, ciao. No! Ma sei scemo? Stavo dicendo a me stesso, te ne vendiamo un po'. Ah, quello, così ci facciamo mezzo milioncino. Vendi qualcosa perché. Sì, a 225.000 lo prendo. Ma io li prenderei tutti a questa cifra qua. Acquista.
acquista. Ottima storia. Così abbiamo adesso. Abbiamo un. Dov'è che erano però? Forse qua che abbiamo ricevuto la. Hypox sta perdendo interesse nella nostra alleanza e dovremmo andare a migliorare i rapporti. No, non era qua. Dov'è che abbiamo. Forse qua. No, era più in là, credo. No, infatti non è neanche qua, neanche il sul Lucampine. Qua. Sì. Sì, ciao impero Quidee. Ma perché sono arrabbiati con noi? Sono di mozzo, vengo in pace. Ok. Arrivederci. Non mi fanno neanche commerciare, sono come quei rosi tizi giù in fondo. Ma non possiedono niente, hanno solo quel pianeta. Qua non c'è nessuno, là ci sono due pianeti, mi dice. Qua non c'è nessuno. Ah, è solo quello? È possibile? Ma se è solo quello io li picchierei molto volentieri. Nel senso che. Un tizio in meno in mezzo ai piedi. Sai com'è? Eh sì, sembra che abbiano solo quello. A meno che non abbiano qualcosa di qua. Ma non credo che me lo direbbe in tal caso. Infatti non hanno un Kaiser. Potrei anche dichiarare loro guerra a sto punto. Ma vediamo un attimo. Per ora non stanno rompendo le scatole, quindi lasciamoli in pace. Dovevamo andare invece più che altro da. Vabbè, andiamo a vedere qua se comprano della spezia, già che ci siamo. Dagli Hypox. Perché non erano tanto contenti. Saluti impero. Allora sono molto contenti. Abbiamo un'alleanza con loro, non lo so. No, 19.000 non te la vendo per 19.000. Diplomazia. Abbiamo la nave quasi scarica. Yeah! Ottimo. Mi piace questa storia che siamo alleati con loro. In realtà non credo che siano dei grandi combattenti. Però una nave in più fa sempre comodo. E un alleato in più fa sempre comodo. Sempre se non si mette ad attaccare altri chiedendo poi il nostro aiuto. Allora, andiamo a vedere Hypox che cosa ci dice, se vuole della spezia e se vuole che gli facciamo qualche missione. Commercio, quella 4.000 no, non te la vendo, manco morto, però mi dà la salute grande a 2.25.000 che non è male, quindi io direi che la prendiamo. Devo passare a casa, creepy, mi sono dimenticato. Quindi prima di chiedere una missione da loro, passiamo a casa a ricaricare le batterie. Tarantella è qua, ok, perfetto. Ci siamo arrivati tipo praticamente al pelo. Perché non so quanto pochissima. Saluti, Impero Mozzo! È un piacere sempre rivedervi. Ma 19. Ma non te la vendo manco se dovessi. Che ne so io. Ma no che non te la vendo, ma una miseria. Andrei a parlare, ma per esempio qua. No, questi sono miei. Dove sono? Qua. Andiamo qua dai nostri Hypox a vedere cosa Kaiser desiderano dalla nostra vita. Allora, ciao Hypox, è un piacere vedervi. Com'è? Volete per caso qualche spezia? 27.000, ma. Sì, ma potrei ottenere di più, Cribbio. Cioè, è la spezia più rara del mondo. Cioè, non del mondo, dell'universo. Serve che faccia qualcosa? Lucos, va bene. Perfetto, allora andiamo a Lucos. Dov'è il pianeta Lucos? Qua, ottimo. Siamo già sbarcati su Lucos? No. Andiamo a visitare Lucos. Ciao Lucos. Ma di nuovo. Ok. Completato di nuovo. Fa il balletto. Ah già, non c'è la musica perché l'ho tolta per la questione del copyright, lol. Mi dice, non puoi prendere dei punteggi perché l'hai già. Battuta. Fai rapporto. Ma io dovrò informarmi sinceramente se c'è la possibilità di scaricare delle missioni aggiuntive. Anche se i server sono praticamente.
inattivi da aree geologiche, ci sarà qualche mod che aggiunge delle missioni? Mi auguro. Perché sennò è proprio una situazione del Kaiser. Loro mi vogliono ancora bene. Allora farei una missione per questi qua viola, per mantenere l'alleanza, cioè per ripristinare un'alleanza con loro. Saluti, è un piacere vedervi. Allora, missioni. Avete per caso una missione da fare? Allora, lo spostamento dei poli magnetici del pianeta Nepina ha avuto come risultato un bombardamento di raggi cosmici che ha distrutto importanti anelli di congiunzione della rete alimentare del pianeta. Il Gran Consiglio sta facendo del suo meglio per prevenire un disastro biologico. Forse puoi essere d'aiuto? Bilanciare è una delle cose che mi riesce meglio. Pazzesco! Raccogli alcuni campioni di flora e fauna per arricchire la rete alimentare del pianeta Nepina. Quando è finito, torna da noi per fare rapporto. Inoltre. No, arrivederci. Allora, dovrei avere già della roba nell'inventario da poter utilizzare. Quindi adesso andiamo su Nepina, che tra l'altro non avevo mai esplorato questo sistema. E Nepina ha anche della roba qua? O è semplicemente l'affare della missione? Allora, raccogliamo se posso fare crediti. Allora, ha bisogno di erbivori e. Ah no, ha bisogno di piante piccole. O era media questa? No, era piccola. Una pianta media. Ah no, perché c'era già la pianta media, aveva bisogno della pianta grande. Grande. Ok, e mo' ha bisogno degli animali. Allora, mette un cavallo tigre. Ok, un altro erbivoro rocco va bene. Ma tra l'altro, se io li riprendo questi, lo toglie di là? No. Allora io recupero tutto così non devo perderlo ogni volta. E metterei anche l'onnivoro. Che era. Dov'è il mio onnivoro preferito qua? Questo qua lo deposito e lo riprendo, anche perché è l'ultimo onnivoro che ho. Ottimo, arrivederci, è stato un piacere. Mo' torniamo a farci amici con i ragazzetti. Tra l'altro non ho visto se come commercio volevano qualcosa, no, forse no. Ottimo, ora sono contenti. Commercio, volete qualcuno? Vabbè, dai, la gialla ve la vendo. Potrei effettivamente raccoglierne di più. Aspetta un attimo, arrivederci per un attimo. Vorrei più che altro. Siamo ancora alleati, vero? Sì, siamo ancora alleati, beh, perfetto. Ma siamo ancora più amici ora. Allora, andrei a recuperare un po' di spezie gialla, visto che ne vogliono di gialla. Allora, qua non ce ne abbiamo di gialla. Qua ne abbiamo di gialla. No, forse qua avevamo della gialla. No, la era della verde. Qua abbiamo un pianeta di gialla. No. No. Dov'è che avevamo la gialla? Avevamo della gialla? A me sembrava di sì. Rosa. Non abbiamo della spezia gialla. Qua abbiamo della rossa. Blu. Rosa. Verde. Verde. Blu e rosa. Rossa. Verde. Non abbiamo della gialla. LOL. Possibile? Sarà mai possibile? Ed è la viola là. E sotto abbiamo qualcos'altro? No, abbiamo solo quello là giù. Che è viola. Ed è attaccato. Ah no, aspetta. Abbiamo un sistema qua con della gialla. Ottimo. Mi sembrava che ne avessimo uno con la gialla, effettivamente. Non frutta molto, ma sempre meglio di. Possiamo aumentare magari la terraformazione di questo pianeta? Visto che siamo qua. Più che altro bisogna vedere se possiamo stabilizzarla. Abbiamo delle piante che possiamo mettere. Allora, una pianta media e
E una pianta grande ce l'abbiamo, una pianta piccola anche. E come animali? Ah, l'onnivoro questo qua ce l'hanno già. Ci servirebbe un altro onnivoro. Però innanzitutto andiamo a strumenti atmosferici. Allora, qua dobbiamo alzare la livello dell'atmosfera. E riscaldare la temperatura. Ok, ci basterà l'energia. Ci basterà. Sì. Allora, andiamo a mettere pianta media. Pianta piccola. Ok, pianta grande. Ottimo, l'abbiamo stabilizzato. Ok, ora andrei a recuperare tutte e tre. Metterei due erbivori. Li recupererei. E ora non ci manca un erbivoro, un onnivoro barra carnivoro. Ottimo, comunque con questo modello di 27.000. Però vabbè, dai, vendiamola. No. Potremmo di averne di più, dai. Visto che ci guadagniamo così poco, meglio avere una buona situazione, ecco. Allora, una colonia ce l'abbiamo, ma avrei bisogno di... grazie per avermi ricevuto. Avrei bisogno di un animale. Che sia onnivoro o carnivoro. E che non sia quello che abbiamo già. Che sono quelli. Questi cosa sono? Sì, ma Violet Fear, che cos'è? Onnivoro. Ottimo, è proprio quello che ci serviva. Ottimo, abbiamo preso un po' di Violet Fear. Così possiamo andare effettivamente a stabilizzare del tutto quel sistema là e piazzarci un'altra colonia. Questo qua. Che era poi quello che avevamo comprato. Ma come Hypox sta perdendo interesse? Abbiamo appena fatto una missione per loro. Ah, ma forse perché continuano a chiederci aiutateci, aiutateci, noi diciamo Col Kaiser. Questo è il nostro erbivoro. Noi abbiamo bisogno dell'onnivoro che dov'è che è? Dove l'ha nascosto? Dove l'ha cacciato? Ma li abbiamo raccolti ben quegli onnivori. Dove li ha messi? Erbivoro, erbivoro, cicci. Ma non li vedo, sono scemo o cosa? Dove li ha messi? Li abbiamo ben presi? Ah, forse non avevamo spazio nella stiva? Possibile. Possibile sì. Invero. Dobbiamo liberarci di un po' di collezioni, mi spiace, ma... Vediamo un attimo nelle collezioni cosa dice che... Vabbè, chi se ne frega. Tavola della prosperità, cosa abbiamo? Tavola della prosperità, ne abbiamo due. Pietra della vita, pietra della forza, rotolo dell'armonia. Un geode già, vediamo un geode già. A parte che qua non ce li pagano particolarmente tanto. Vediamo la spezia viola, va. E chi se ne frega. Andiamo di nuovo qua. Credo che le collezioni sia davvero troppo un casino completarle. Forse c'era da non raccogliere niente fino al momento. Guarda, le due rose te le rivendo subito perché ho bisogno di spazio.
e andiamo a raccogliere di nuovo quei tizi se li ritroviamo, perché forse era proprio la questione che l'abbiamo raccolti ma non avevamo spazio nella stiva per metterli. Suppongo. Prima erano... Sono loro? Sì, secondo me sono loro. Sì, ma... Violet Fear, sì, sono loro. Ok, ma ci sono. Perfetto. Allora andiamo via. Torniamo nel nostro pianeta spezia gialla. Che poi dovevamo venderla in realtà la spezia gialla, ma non mi ricordo neanche più a chi adesso. LOL. Ah, era dei Minor, ma non mi ricordo più in che pianeta Minor. Ci siamo persi un po' girovagando. Ecco qua, un Violet Fear. Allora andiamo a depositarlo qua. No, ne ho depositati due, volevo riprenderli. Ok, adesso posso fare un'altra colonia. Che piazzerei qua. Va bene. Sistemiamola. Allora. Ah, questi edifici perché era un... sistema dei... no, dei Grox, degli Aepox, e quindi... Allora, mettiamo un intrattenimento. E torrette, via di torrette, 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 e via dicendo. Ok. Mo' andrei all'altro. Qua. Quasi quasi metterei una casa e torrette. 2, 3, anche per difendersi un po' dai pirati, perché se per caso non fossi qua nei paraggi, devono potersi difendere, no? Ok, perfetto. Arrivederci, è stato un piacere. Così possono produrre un po' più di spezie anche loro. E ora a ricordarsi, forse era qua che volevano la spezia gialla, credo, perché verosimilmente è il pianeta in cui andiamo più spesso qua per comunicare con i Minor. Commercio, volete per caso della... Sì, erano loro, perfetto. Ottima storia. E già che ci siamo, prendiamoci due colonie. Visto che non ne abbiamo più. E boh, detto questo, ragazzi, io vi saluto, per questo video è tutto. Ci vediamo nel prossimo video di Spore Galactic Adventures. Vi invito a lasciare un mi piace e iscrivervi al canale se per caso non l'aveste già fatto. Ah, hanno colonizzato un nuovo sistema là. Ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti e buona giornata!